27 maggio 2012, Valcavallina Superbike, ottava edizione. Nuova location, siamo a Grumello del Monte, vicino a Bergamo. Partiranno oggi circa 850 iscritti, l'anno del record. La gara si svilupperà su 45 km e 1500 metri di dislivello. Partiranno da Grumello del Monte, saliranno a Gandosso, poi il primo subito sentiero tecnico e saluteranno l'asfalto per entrare verso il sentiero del golf. Picchiata Carobbio, Malmera, saliranno poi verso i Montecchi, Guado dei Montecchi, salita di Grena, Toboga di Entratico, per poi incontrare a Berzo San Fermo il mitico Faeto, il piccolo mortirolo con pendenza del 18% che sicuramente selezionerà il gruppo. E quindi un lungo single track di sali e scendi con Picchiata del Poia, Sentiero del Pitone e la nuova new entry, la Pietraia di Grumello per la Picchiata delle Corne, salto della pedana che abbiamo preparato per uscire dal vigneto delle Corne e finalmente arriveranno all'arrivo. Dicevo l'anno del record perché avremo oltre 850 iscritti, abbiamo preparato 90 kg di pasta, 4000 bottigliette di acqua, 1200 panini, 80 volontari nella zona partenza arrivo, 250 volontari dislocati sul territorio e 7 ambulanze. Siamo tutti pronti per vedere chi riuscirà a vincere. Il gruppo degli Elite che si è iscritto a questa gara è impressionante e quest'anno sono numerosi. Cominciamo con Mirko Celestino che è stato il vincitore dell'anno scorso insieme a Luca Ronchi e Antonello per l'Axevo, Marzio Deo Bergamasco verrà a difendere l'Olimpia, Tony Longo per il team Bianchi ed è un candidato alla vittoria, Jairo Ermetti, Johnny Cattaneo, Ramon Bianchi, Felder e Del Grante per la Full Dynamics, Alexei Mendev e Thomas Pancagnella per la Elettroveneta Corretec, Joan Paluber, Joanne Schweitzer, Samuel Porro, Walter Costa, Manuel Felder per il team Simax Cannondale, Daniele Mensi, Yuri Ragnoli, Baretto, Pierluigi Betelli per Scott Racing Team e Riccardo Cattaneo per Bustese Olone. Insomma ragazzi, questo è un piccolo campionato italiano e noi ci candidiamo per la Marathon 2014 per fare il campionato italiano, forse il primo, in provincia di Bergamo. Io auguro un divertimento a tutti. We can take these animals' systems, stick them in an incredibly small container.
Entra nell'albo d'oro dell'ottava edizione della Valcavalline Superbike l'atleta della TX Active Bianchi, l'applauso doveroso e caloroso per Tony Longo. Sono questi straordinari personaggi, da destra Ramon Bianchi, Johannes Wagner, Marzio Deo, Luca Ronchi, Alexei Medvedev, Tony Longo, Yuri Ragnoli, Pierluigi Bettelli, Samuele Porro ed Daniele Menzi. L'applauso del pubblico di Grumello del Monte. Sarò noioso, ma chi vi chiedo ancora un bel applauso pubblico per questi straordinari ragazzi. Quindi vi aspetto l'anno prossimo, perché ormai è già decisa, l'anno scorso ero in dubbio, ma ormai è già deciso che ci sarà ancora qui a Grumello l'anno prossimo, perché vogliamo portare questo benedetto campionato italiano marathon qui a Grumello. Grazie.